Sono Roberto Colli, sono Solution Architect in Partech. Grazie a Partech ho potuto coronare il mio sogno di lavorare nel mondo dell'open source, seguo l'open source da più di 15 anni e Partech è una società dove l'open source è veramente una componente fondamentale. Per lavoro e per passione contribuisco a diversi software, prevalentemente C e Python. E oggi vi parlerò di un'esperienza di migrazione in cui, partendo da alcuni aspetti non tecnologici, andremo poi a vedere come poi possiamo sostanziarli tramite alcune scelte tecnologiche messeci a disposizione dall'ambiente JBoss. Chi è Partech? Partech è una società che nasce dalla fusione di due realtà molto note tra Roma e Milano, una è Babel di Roma, l'altra è Soltech di Milano. Ci occupiamo di servizi a tutto tondo, basati sull'infrastruttura e di integrazione software, abbiamo soluzioni di business intelligence, abbiamo soluzioni verticali per il financial market e abbiamo soluzioni per la gestione e la manutenzione dei data center. Abbiamo iniziato a lavorare con Red Hat più di 10 anni fa, sono stati uno dei primi partner. Abbiamo migrato con loro diverse soluzioni, diverse architetture per provider, pubbliche amministrazioni, da soluzioni proprietarie a soluzioni open source basate su Red Hat Enterprise Linux, quando tutti dicevano ma che cos'è questo Linux, ma che cos'è questo open source. E attualmente ci stiamo muovendo, e di cui questo talk, sul middleware e sul cloud infrastructure e siamo anche premium business partner relativamente alle componenti della center. Veniamo al talk di oggi, parliamo di una migrazione a JBoss. Le migrazioni fanno spesso paura, vengono guidate spesso da motivazioni economiche, si migra perché le licenze costano di meno, si migra perché ha migrato la consorella. Raramente i team di sviluppo, di gestione vengono coinvolti o hanno un ruolo attivo nella decisione di una migrazione. Eppure la migrazione può essere un'opportunità, può essere un momento di motivazione, di valorizzazione del team, può essere un momento importante per l'azienda, può essere un momento felice, anche se si parla di un ambiente come quello che vedete nelle slide. Più di 10.000 server, più linguaggi, C++, Java, Python, anche se abbiamo un enterprise a base, transazioni distribuite, cache multilayer, una pipeline che mette i brividi se pensiamo ai tempi di sviluppo e di delivery, perché abbiamo sviluppo, integrazione, performance e infine, quando tutto va bene, mettiamo il team e andiamo in produzione. Una cosa importante è avere però dei team che funzionano, dei team che conoscono bene le metodologie agile, che sappiano usare una scrum board, che sappiano come gestire il software allo stato dell'arte con Git. Per fare questo abbiamo davanti una serie di opportunità che ci mette davanti JBoss e il suo ecosistema e abbiamo una serie di sfide. Allora, che cosa ci si aspetta genericamente dalla migrazione? Da un lato uno ti può dire, beh, che non avvenga, io voglio che tutto accada, ma non voglio accorgermi di avere una migrazione in corso, voglio che tutto continui a funzionare come funzionava prima, voglio riutilizzare le componenti esistenti, non voglio sviluppare altro codice, voglio estrarre le specificità di varie application server, prima abbiamo visto una bella catena di linguaggi che avevamo su questa infrastruttura. Ok, come facciamo a avere tutto questo? Ci serve una strategia, dobbiamo studiare, dobbiamo prima metterci a un tavolino e vedere quello che abbiamo su carta. E la cosa principale, secondo me, di una buona analisi per una migrazione è quella di individuare come farla nel minor tempo possibile. E uno dei fattori chiave è velocizzare e semplificare il processo di sviluppo. I vostri programmatori, i vostri sistemisti, i vostri DevOps
devono stare bene, devono essere felici e vi devono dire grazie perché mi avete dato la possibilità di fare questa fantastica migrazione. Altrimenti voi, tutti i vostri obiettivi, il vostro eroe, tutte quelle paroline bellissime, ve le scordate, perché sono loro che devono fare la migrazione, loro che devono garantire che tutto funzioni. Se loro sono felici, voi siete felici e il business ride. Quindi noi dobbiamo individuare e semplificare la vita degli sviluppatori. E come lo facciamo? Lo facciamo e ve lo farò vedere dopo. Tra le altre cose però di una buona strategia di migrazione è la capacità di identificare preventivamente i requisiti critici della migrazione. Questo è un punto importante, spesso quando anche si utilizzano metodologie agili si pensa sempre a dare, no, individuare qual è il prossimo step, raggiungiamo, facciamo il prossimo sprint. Ci sono dei requisiti però che si deve essere in grado di prevedere con mesi o anche a volte con un anno e mezzo in anticipo, perché se vi accorgete di aver bisogno di alcuni requisiti durante lo sprint o con uno o due sprint di anticipo, ragazzi, mi dispiace, avete toppato, reset e ricominciate da capo. Un'altra cosa importante è questa, il dubbio amletico, 2G o non 2G. Java Enterprise Edition, soprattutto da quando abbiamo buttato il 2, quindi dalla versione 6 in poi, è abbastanza migliorata. Però non sempre e non tutte le versioni della Java Enterprise Edition vanno bene per il nostro business. Dobbiamo essere in grado di individuare prima possibile, quindi prima di iniziare a compilare le Scrum Board, quali versioni dobbiamo utilizzare, quali ci servono, quali non ci servono, e dobbiamo farlo presto. Quindi, migrazione trasparente sì, ma con strategia. In questa migrazione quali sono state le opportunità da cogliere? E dall'altro lato quali erano le problematiche operative? Perché ok, cogliamo tutte le opportunità ma senza non fare niente. Con JBoss e con JBoss Ecosystem abbiamo aggiunto un sistema di sviluppo allo stato dell'arte. Ragazzi, i vostri sviluppatori ve lo chiedono. Fateci sviluppare come sviluppano i nostri eroi che stanno alla Docker Conference, che stanno a EuroPython, che stanno a Java One. Noi vogliamo usare quegli strumenti, vogliamo scrivere software figo, permettetemi. E allora con JBoss si può fare, perché c'è un ecosistema fatto da sviluppatori fighi, come il buon Ugo, no? Che lavora dalla mattina alla sera per darci un sistema di sviluppo che fa invidia a Google e Amazon. Abbiamo inoltre con JBoss un supporto che raddoppia, non è solo enterprise, quindi con la possibilità di aprire ticket, avere le consulenze eccetera, ma c'è anche un supporto community, e se avete 10.000 server, quindi avete un bel reparto di sviluppo, probabilmente avete pure qualche sviluppatore rockstar o mezza rockstar, lui ha bisogno di parlare con degli sviluppatori, di vedere il codice, di vedere le anteprime. Con l'ecosistema JBoss, voi, grazie a Wildfly, grazie a tutti i progetti che vi ha mostrato Ugo prima, avete la possibilità di fare un forecast sui prossimi anni, di dire ok, ma io magari fra un paio d'anni voglio aggiungerci il mobile, lo metto con AGS, eccetera, eccetera. Io un sistema chiuso, avete magari la preview sigillata dove dovete chiedere il permesso con la firma dell'amministratore delegato e 12 NDA prima di avere accesso al codice. Con l'ecosistema di JBoss si può fare. E inoltre, questa è una cosa magari che interessa più agli IT manager che agli altri, un'integrazione con tecnologia Red Hat, che è full stack. Parto dal sistema operativo, passo per il middleware e arrivo anche ai framework. Quindi se ho un problema sul framework che il buon Ugo ci ha venduto, io alzo il telefono e dico ehi, questo mi ha detto che non c'era il supporto, ma su quest'altro ha detto che c'era. Vediamo un po'. Inoltre, questo grande supporto è anche senza lock-in, perché comunque si parla di open source. E comunque se io voglio cambiare fornitore, se voglio affidarmi a una ditta più piccola, o voglio cambiare completamente il mio modello e affidarmi a una ditta che è più presente nella mia time zone,
perché sono in Kenya, in realtà non è presentissimo, scherzano, è vero, è anche lì, allora potrò scegliere un fornitore più vicino. Tutta questa roba qui, come la integro mantenendo il mio ambiente, le procedure esistenti, impattando al minimo sulle scadenze? Con una bella analisi. Vediamo un po', analizziamo tutta la situazione, nel nostro caso scopriamo che nel sistema di delivery, nella pipeline così complessa dove dovevamo migrare, c'erano dei bottleneck procedurali. Ossia, essendo un'infrastruttura molto complessa, dopo che gli sviluppatori avevano installato, configurato, lanciato e testato la loro applicazione sul loro PC e la andavano a portare nell'ambito della continuous integration, innanzitutto spendevano molto tempo per configurare la continuous integration in funzione del nuovo sistema, ma dopo aver speso tutto questo tempo per i delivery dentro questo magico mega sistema di continuous integration e nella sua configurazione scoprivano, accidenti, che c'era un bug. Questo costo di un acceptance poteva occupare anche una o due ore di sviluppo, quindi il 12,5% della giornata di lavoro dello sviluppatore era stato perso per forse dare un magico cartellino rosso dal server di continuous integration, dall'ambiente di stage, per capirci. Qual è stata la soluzione? Ragazzi, abbiamo un JBoss Ecosystem che ci permette di posticipare la fase di continuous integration, proviamo a usarlo. Questo ambiente, diciamo gli ingredienti che ho scelto per il nostro cliente erano un paio. Il primo è JBoss Archigan e il secondo, ok, ormai stravendutissimo, è Docker. Parliamo di Archigan. Qualcuno lo conosce? Ok, bravi, voi siete promossi. Gli altri forse ci vediamo a settembre? No, dai, promuoviamo anche voi. Che cosa facciamo oggi con un nostro container? Ugo diceva prima, adesso stiamo delegando sempre meno cose al container e le stiamo mettendo dentro una parte del sistema operativo. Alcune cose però continuano a essere delegate al container. Quando noi utilizziamo un container gli deleghiamo la connettività, gli deleghiamo la persistenza, gli possiamo delegare web service, eccetera, eccetera. Che succede? Come le andiamo a testare queste componenti che noi deleghiamo bellamente al nostro JBoss barra Tomcat barra quello che vi pare a voi? Prendiamo delle fantastiche classi finte, ce le scriviamo, simuliamo quello che dovrebbe fare il container, le piazziamo dentro, quindi scriviamo un sacco di codice che non andrà mai in produzione, che sarà difficile barra inutile da mantenere, per testare delle nostre classi, per poi scoprire che in realtà quando le andiamo a deployare sul container tutto ciò non funziona, perché era quello che noi pensavamo dovesse fare il container al posto nostro. Che cosa succede? Grazie ad Archigan noi possiamo simulare il test, possiamo testare e debuggare delle classi che ci vengono erogate dal container, delle risorse, dei bin, eccetera, eccetera, stressando durante il test la stessa parte di codice che solleciteremo poi durante la fase di continuous integration, e quindi avremo la possibilità di testare non solo che la nostra classe, il nostro web service funziona, ma andremo a testare anche che effettivamente l'application server, quel chiocciola singleton, lo dà come singleton. Cioè andiamo a verificare che effettivamente tutto lo step di integrazione, quello che scrivo io e quello che delego al container, effettivamente si comporta come dovrebbe. Mi andrò a scrivere comunque mie mock, mie factories, dove ho necessità effettivamente di scriverle, ma dove non sono costretto, se posso me le edito. E avrò inoltre, in caso di problemi, la possibilità, e questo è veramente molto gratificante per gli sviluppatori, di andare a debuggare dentro l'implementazione della specifica JBoss. Questo porterà i vostri sviluppatori in breve tempo ad avere una grossa competenza non solo di qual è il JSR, quindi che cosa dice il fogliettino con la specifica, ma anche come il vostro application server la implementa. E se serve potrete andare a contattare lo sviluppatore JBoss per chiedergli
Ma guarda, io mi sono andato a vedere esattamente come ha implementato la specifica. Se devo fare questa cosa qui che è un po' borderline, tu che ne pensi? Come la faresti? Si riesce a farla dentro la specifica o no? E questo, ragazzi, è veramente bello, utile, interessante e formativo. Soprattutto state lavorando scrivendo meno classi finte e più classi vere. I vantaggi? Bug scoperti di andare prima della continuous integration. Test più brevi sì, ma più numerosi. Meno codice, debug più semplice. E quindi abbiamo raggiunto l'obiettivo. Sviluppatori contenti li avete comprati, avete vinto il loro supporto verso la migrazione. Poi c'è un sacco di roba che non vi dico perché siamo ristrettissimi con i tempi, magari se riesco voglio avere 2 minuti per le domande. Niente, sostanzialmente era fatto così. C'era la nostra carriolata di application server che ovviamente in un ambiente come si bureau grosso è necessario un enterprise serial bus, è necessario un log server esterno. Spesso i problemi si verificavano nella parte di connettività, nelle parti iniziali del protocollo di comunicazione con l'enterprise serial bus e con il log server. Bene, ho detto io. C'è questa magia che si chiama Docker, tutti lo conoscete, permette di fare delle black box riusabili. Io sono un appassionato di Python e quindi con... Non dovevi dire. No, ce la dovrebbe fare, eccoci. Grazie a Python sono riuscito in pochissimo tempo a implementare gli stub del log server e dell'SB in modo che gli simulasse l'inizio delle transazioni o gli desse la possibilità di inserire tipo request response o minimo di customizzazione. Abbiamo avuto un ESB dummy, un log server dummy, glieli ho messi impacchettati dentro un Docker Compose in modo che anche se loro non sapevano esattamente cosa stesse succedendo, l'unica cosa che dovevano fare era scrivere Docker Compose app e poi potevano connettersi all'enterprise serial bus e all'hub server. A quel punto, se c'erano problemi, avevano la possibilità, visto che tutto questo veniva in esecuzione sulla loro macchina personale, di fare TCP dump, di vedere il log, di mettere, qualcuno più smaliziato si è imparato un po' di Python e si è messo lì a mettersi dei trigger dentro il log server, e tutta questa cosa avveniva sul loro computer. Non c'era più bisogno di andare a debuggare il log server che stava deployato chissà dove a banda loro sul sistema di continuous integration. Tutto questo ha abbattuto i costi della continuous integration e abbiamo avuto che cosa? Raggiungimento degli obiettivi iniziali, sviluppatori contenti, migrazione in corso con risparmio dei tempi di sviluppo da un lato e più tempo da dedicare per scrivere software relativo alla migrazione, test più numerosi, più piccoli, più veloci, questo non mi stancherò mai di dirvelo, una maggiore accertanza negli integration test perché appena c'era il bug, me ne accorgevo subito, andavo a individuare e a fare un debug sulla mia macchina locale, quindi facciamo uno step locale, non uno step remoto come il remote debugger, eccetera, eccetera. Una maggiore conoscenza dei pregi e dei limiti di JIE, inoltre, cosa che secondo me non sta mai male, introduzione di due componenti fondamentali per lo sviluppo Java di oggi, che sono Docker e Archidia. Sviluppatore più felice, l'ho già detto? Sì. Ok. Vabbè, vi siete divertiti almeno, no?